Mi chiamo Roberto Sturiano, ho 46 anni, ho tre figli e sono impiegato del comune di Furcisicolo da 14 anni. Sono entrato a far parte del comune di Furcisicolo nel 1993 come categoria protetta, invalido militare dell'esercito. Il mio ruolo oggi è operatore ecologico. Mi rivolgo a Ionico Notizie per segnalare un mio problema che è stato riguardante al lato Messina 4 rifiuti. Praticamente entrando lato a far parte della Riviera Ionica e anche in altre città d'Italia, in tutta la Sicilia, praticamente stanno dirottando sia mezzi e operai a servizio di questo ato, dove questo sta avvenendo anche nel comune di Furcisicolo, dove siamo 11 operai, padri di famiglia, che ci stanno forzatamente, dico forzatamente, trasferendo a questo ente. Riguardo alla mia situazione, io faccio parte di questi 11 operai. Praticamente mi è stato notificato una visita, diciamo, medica vicino al comune di Furcisicolo. Ho passato la visita e mi è stata rilasciata, diciamo, un documento dove io non posso né fare sforzi, non posso essere, diciamo, adibita a lavori pesanti. Dopo un paio di mesi, ci viene notificata un'altra carta dove io devo passare una visita con la mia società che lato, diciamo, ha pervenuto. Ho passato questa visita e non sono stato idoneo, cioè io non posso svolgere quei lavori pesanti. Allorché mi sono, diciamo, subito, ho preso atto della documentazione e mi sono rivolto al comune di Furcisicolo, dicendo loro che io non posso essere, diciamo, trasferito al lato, come io già ricordo, sono stato assunto come categoria protetto, invalido militare civile, militare, chiedo scusa. Dal comune io non ho avuto nessuna risposta e praticamente mi devo a giorni presentare al lato Messina 4 Trappitello per prestare servizio. Presentare in questa azienda, chiamiamola azienda perché è Agnia, dove mi ha mandato questo documento che faccio vedere, è un documento dove io ho passato la visita e non sono stato idoneo a questa società, che sarebbe Agnia SPA Ato Messina. Ora io presentandomi con questo documento, giustamente mi rideranno in faccia perché dicono: lei è invalido, categoria protetta, non è stato idoneo. Come mai il comune l'ha rimandato da noi? Poiché penso che l'AMIA o ATO Messina 4 SPA non mi assumerà, cosa farei? Dovrei ritornare al comune di Furcisicolo o per meglio rimango forse in mezzo alla strada tutta la mia famiglia. Concludo questo mio sfogo augurando a questa amministrazione, da parte mia, di mia moglie e dei miei figli, un buon Natale.